Allora, siamo con Angelo Farneti, qui c'è una signora che non crede che siano vere tutte queste cose. Allora, ci racconti di quando sei andato a Kiev con il treno, com'è successo? Col treno ho fatto il biglietto da Firenze, andata e ritorno, ho speso 800.000 lire. E ci ho messo 53 ore di treno, andata su e ritorno un'altra 53 ore. Ecco, ma Firenze, perché fa differenza molto, sì. Stazione Campo di Marzo o Santa Maria Novella? Perché Campo di Marzo. Ah, ecco, allora era più corta, questo volevo dire. Poi, ha detto che sei andato anche, tu sei un po' un antesignano dei viaggi low cost, no? Sei andato con 17.000 lire, sei stato una settimana a Riva del Garda, dormendo sulle barche, mangiando pane e mortadella e bevendo dalle fontane. Questo è proprio il massimo del low cost. Sì, sì. Però sei stato anche a Oktoberfest con l'autostop. Sì, sì, sì. Che anno era? Una parola, chi si ricorda? Mettici 95. Ah, che poi te, biondo com'eri e con gli occhi azzurri, ti scambiavano anche per un tedesco, immagino, vero? Sì, 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 sì. E lì dove hai dormito? È vero che hai dormito in metropolitana? Metropolitana, c'è 15 giorni ho dormito. 15 giorni in metropolitana? Col sacco a pelo. Ah, e per lavasse? Niente, con la birra. C'erano le fontane. Ho capito. Fontane sparse. In altre imprese epica, quando sei andato a Chernobyl, è vero? A Kiev. Certo. Sì, ma te sei stato anche in vacanza vicino Chernobyl. Subito. Kiev è sempre Ucraina. È vero che hai detto qui non conosco nessuno, una desolazione a Chernobyl? No, c'avevo l'amica lì. Ah, c'avevi l'amica? Sì, sì. Quindi tutte quelle 53 ore per una donna? Per una. Doveva essere bellissima, vero? Sì, 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 mi piaceva. Come si chiamava? Natasha. E ti ci senti ancora? No, mi sono lasciato un mese e mezzo. Però è stato un mese e mezzo eccezionale, ricordi ancora con passione, vero? Spettacolare, bello un bel po'. E lei ti è venuta mai a trovare qui a Gubbio? No. E tante volte con Facebook ti ci senti ogni tanto? No, 95. Ma magari se ti ricordi nome e cognome la ritrovi su Facebook. È introvabile, insomma, mi sono scordato tutto. Però come è fatta te la ricordi? Sì, 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 c'ho la fotografia. Senti, un'altra impresa epica, di qualche viaggio particolare? Perché qui siamo una trasmissione che facciamo viaggi a low cost, quindi te sei proprio un maestro per i viaggi low cost. Andavo sempre a Regione con l'autostop. Ma è vera quella volta che ti erano rimasto solo un gettone telefonico da Riccione, hai telefonato a Teleradio Gubbio, hai detto, io, Riccione, aiuto, e ti è venuti a prendere? Sì, sì, all'altro non mi ricordo che mi è venuto a prendere. Avevano capito subito che eri te. E come mai proprio Teleradio Gubbio ha telefonato? Ti ricordavi il numero? Sì, così, a caso. Dici qualcuno troppo almeno lì. Sì, sì. Che anno era quello? Anni 90 anche lì, vero? Anni 90. Va bene Angelo, cosa consiglieresti a tanti giovani che vogliono viaggiare con pochi soldi, con diciamo i famosi viaggi low cost? Spirito di adattamento? Ma possono fare a piedi o con l'autostop? A piedi tanto non si muore, voglio dire. E portare un po' di soldi col treno anche, viaggi di treno e di pullman. Ma te consiglieresti adesso a un ragazzo giovane di dormire in una stazione della metropolitana? Non è pericoloso secondo te? No, sulle grandi città no, ci vuole solo coraggio e basta. Tocca averci paura di niente. C'hai paura fino alla lotta, non molli niente fino alla lotta, vero? Già. Grazie Angelo. Prego Simone. Low cost Farneti per voi.